L'inserimento nel provvedimento di manovra economica dell'abolizione dei tribunali con pianta organica inferiore a 15 magistrati spaventa gli avvocati del foro di Sciacca che questa mattina si sono riuniti in assemblea. Sciacca invoca una deroga che riguardi in particolare la specificità degli affari trattati, visto che in questa sede giudiziaria sono stati celebrati fino a pochi mesi fa importanti processi sulla mafia agrigentina. C'è grande preoccupazione per il metodo, non si possono fare riforme che si pretende epocali in poche ore, non si possono fare le riforme senza sentire il pianeta giustizia nel suo complesso. L'avvocatura è stata messa lì a subire questo provvedimento dando soltanto poche ore prima dell'approvazione il testo degli emendamenti. Non si possono fare le riforme in questo modo. Noi riteniamo che la giustizia non sia soltanto da vedere come costo ma come investimento per la tutela del territorio e degli abitanti del territorio tutto. Mercoledì prossimo, 7 settembre, al comune di Sciacca si riuniranno i sindaci dei comuni che ricadono nella circoscrizione del Tribunale di Sciacca, già mobilitati a difesa della sede giudiziaria saccense.